il tema della scienza non si affronta con un approccio ideologico. E qualcosa non ha funzionato. Ma anche la scelta di reintegrare i sanitari di fatto sembra non accontentare nessuno, compreso chi rientra. Noi siamo lì per curare gli ammalati, ma non ce lo fanno fare. Avrei fatto scelte diverse. Restart. Lavoro da quasi 20 anni come ostetrica. A breve sarò sospesa. Mi piace stirare e amo prendermi cura della casa. Sono un tecnico di radiologia, sospeso. Mi offro per lavori manuali. Professionisti della sanità in cerca di lavoro per sbarcare il lunario. È quello che accadeva su Telegram fino a qualche giorno fa. Oggi invece... Stop all'obbligo di vaccino anti-Covid per medici e sanitari. Insomma, sul tema Covid si cambia radicalmente approccio. Il tema della salute, il tema del Covid, il tema della scienza non si affronta con un approccio ideologico. E qualcosa non ha funzionato. Ma anche la scelta di reintegrare i sanitari di fatto sembra non accontentare nessuno, compreso chi rientra. Noi siamo lì per curare gli ammalati, ma non ce lo fanno fare. È accaduto a questa infermiera con 24 anni di esperienza che lavora all'ospedale Monaldi di Napoli. Mi hanno subito rinchiuso in una stanzetta deposito e poi mi è stato detto che io non posso più in realtà esercitare la mia professione perché non posso avvicinarmi ai pazienti. Non può un medico, un infermiere diventare un segretario, un amministrativo. Cioè in atto una sorta di punizione ideologica. È ciò che denuncia anche questa sanitaria. Lavoro in ospedale a Udine dal 1996. Il rientro, devo dire la verità, è stato veramente duro. Il primo giorno mi veniva addirittura da piangere. Mi hanno tolto il saluto, non mi rivolgevano proprio la parola. Io spero che questa situazione vada migliorando, altrimenti dovrò prendere in considerazione l'ipotesi del licenziamento. Ma il reintegro dei sanitari non vaccinati non accontenta neanche chi è sempre stato dentro. Io non sono disponibile a tornare in ospedale a lavorare con personale che non crede alla scienza ufficiale e non crede nei vaccini, soprattutto perché saranno l'unico strumento per combattere le pandemie in futuro. Mi volete chiedere cosa penso delle ultime norme che il governo ha deciso in materia di Covid? Vi rispondo subito: avrei fatto scelte diverse. E chi rientra, sia chiaro, rientra con le proprie idee, come il professor Giovanni Fraiese. Tutte le leggi che sono state fatte sulla base che ci fosse un'immunità. Un'immunità che non esiste. Quindi come si fa a mettere un obbligo per una sostanza che in realtà non immunizza dal trasmettere la malattia? C'è un cortocircuito logico, quindi ideologico. La sospensione come l'ha presa? Ma l'avevo presa comunque bene perché mi aspettavo che accadesse, con tutta la difficoltà che questo ha comportato nella mia vita personale e professionale. Io non sono contrario ai vaccini in generale, sono contrario a una scienza che abbrevia troppo i tempi e la sicurezza delle persone. Molti dei medici, molti dei pazienti non vi vogliono negli ospedali, ne è consapevole? Dei pazienti non sono sicuro. Sembra che sono i colleghi che invece non vogliono i colleghi non vaccinati in ospedale. Ma questa più per una ragione ideologica che per una ragione scientifica. C'è la questione della guarigione, per esempio, che non viene posta sotto la luce normale. Una persona guarita non ha bisogno di essere vaccinata ed è protetta come se non più una persona che è stata vaccinata. Di fronte a un dato di questo tipo si vogliono ghettizzare i medici guariti? Quindi questa discriminante spero che verrà reintrodotta, insomma, con la logica magari se ne esce fuori.